Ciao a tutti, questa è la seconda puntata di questo fantastico, incredibile show dove io racconto delle opinioni di cui non vi interessa nulla su dei film che io ho visto. Ringrazio tutte le 19 visualizzazioni che ho avuto la scorsa puntata, anzi 18, perché una era la mia. E oggi parleremo di Regalo di Natale! C'ho anche il DVD, che non è mio, perché ci tengo a dirlo. Me l'ha prestato Alberto, di cui farò apparire l'immagine qui. E altro ringraziamento a Michele che, se tutto va secondo i piani, dovrebbe avermi fatto una nuova sigla. Quindi adesso sigla! Dimenticavo! Prima cosa, mi avete detto che faceva schifo la luce che io pensavo figa che veniva da una parte, l'ho tolta, non sono più in dove faccio le riprese di solito l'ho fatto una volta, sono in salotto, qua dietro c'è il mio citofono, se qualcuno suonasse voi vedete la faccia di chi suona lì. D'altro canto non sono in una nostra villa gigante, abito qua, quindi tanto mi guardate in 19, che cazzo ne frega. Allora, stavamo parlando, allora indosso gli occhiali perché così ci vedo, infatti mi fanno gli occhi grandi. Allora, parliamo di regalo di Natale. L'avete mai visto? Io onestamente non conoscevo Pupi Avati, mi è stato prestato questo DVD e onestamente devo dire che non mi aspettavo un film così bello. Bello perché è un film bello perché in primo luogo perché è un film d'altri tempi, quindi se vi aspettate l'azione, non la troverete. Se vi aspettate dei dialoghi belli, sì. Anche la storia in sé è poca roba. Nel senso, intendo dire, non è una storia fatta di intrecci difficilissima, no. Il bello è che questo film alla fine parla di amicizia e di poker. Quindi, se siete un amante del poker, questo film fa assolutamente per voi. E c'è una cosa che vi dico dalla mia modestissima esperienza, quindi non è che ne so tanto di film, dico le mie opinioni, è un film che è basato sui caratteristi, che a quanto ho letto su un articolo di un giornale tempo fa, non chiedetemi, è un ruolo che sta andando perdendosi, perché si punta a voler soprattutto il protagonista, però il caratterista, a quanto ho capito, per quel poco, ripeto, che ne so, è quella persona su cui si basa, cioè è quello che nel calcio sarebbe il mediano, che comunque non è quello che fa vincere le partite, però è quello che fa tutto il lavoro dietro. Pensate a Pirlo, sì, fa i gol, però comunque fa tutto il lavoro dietro di passaggi, di recuperi e quant'altro. Non sono neanche un esperto di calcio, non sono un esperto di un cazzo, però questa è la mia idea. Allora, cos'è che è bello? In primis vedi, forse è uno dei primi film dove Abate Antuono fa un ruolo serio e dimostra di saperci fare, di essere un attore con i controcoglioni. Prima, magari facendo film come Attila o quant'altro, non aveva dimostrato determinate attitudini e qua dimostra di saper recitare, di saper recitare bene. Erano ancora i primi film dove lui aveva i baffoni. Poi, se non erro, Mediterraneo è uscito dopo, che è stata comunque la sua conferma come attore serio. E quindi qua si vede un grande Abate Antuono. Si vede anche questo attore, questo caratterista, Carlo Dalle Piane, che recita e ha vinto anche vari premi, se non erro, per questo film, recita in maniera divina e ogni battuta sembra azzeccata, ogni parola che dice è ricercata, utilizza una galanteria d'altri tempi che ormai non si usa più. Ad esempio, durante le partite di poker, quando gli avversari vincono, cioè lui perde, lui usa la parola rallegramenti, non si usa più, forse non si è mai neanche usata, però sono quelle piccole chicche che ti fanno dire, caspita, cioè, questo Pupi Avati che da ignorante non avevo mai sentito, è uno che registicamente ci sa fare. Il ritmo del film è un ritmo molto lento. È un film che non dico ti annoia perché la storia ti prende, ti mette ansia, ma arrivi alla fine che dici cazzo lo voglio rivedere. E ripeto, gli amanti del
del poker sicuramente già lo conoscono, ma anche se non siete un amante del poker, guardatelo perché ne vale veramente la pena. Ecco, ho già parlato dei dialoghi, non ho parlato di Haber, che anche lui è un attore che ha vissuto da caratterista e dalla mia opinione è uno dei migliori caratteristi italiani, uno che è sempre alle spalle, ma senza lui il film non regge, tutto qua. Quindi ecco, ripeto, ve lo consiglio, è un film molto bello, è un film lento, dateci un'occhiata e alla fine vedrete che ne è valsa la pena. DVD lo trovate negli autogrill, nei cassoni, quelli dove costano 5 euro. Sono 5 euro, figa. Per un film del genere vale la pena. E poi arriva quel momento in cui tu riprendi la parte dei saluti, la riguardi e scopri che è fuori fuoco. Avevo detto delle cose bellissime, mi spiace, ma non le sentirete. Semplicemente avevo detto grazie per aver visto, spero di aver stuzzicato la vostra curiosità, spero che vogliate vedere il film, magari per sapere cosa ne pensate, o magari semplicemente mi date qualche dritta su qualche film di cui vorreste le opinioni. E ora, con una voce suadente, vi saluto come dicono i vecchi del nostro paese, dicendovi saluti e vi guardo anche con l'occhio un po' languido, muovendo un sopracciglio. Ciao!